Nel 2021, perdere un proprio caro e decidere di seppellirlo al cimitero centrale di Pesaro comporta la tumulazione in un loculo provvisorio e con un canone d'affitto. E quanto ha scoperto Laura, donna pesarese che ha segnalato a Rossini TV la sorpresa poco gradita dopo la scomparsa del marito. Mio marito è deceduto l'11 a Fano, deceduto di malattia. Il 14 è venuta la tumulazione a Pesaro, pagato quello che c'era da pagare per la tumulazione, e dice lo mettiamo provvisorio perché ancora i loculi non sono finiti, i loculi nuovi, ed è in un posto dove generalmente mettono gli obesi, ma comunque lì era vuoto, c'era il posto vuoto. Stavo leggendo ieri mattina che adesso il comune, finché i loculi, il reparto nuovo non è finito, vogliono l'affitto, 33 centesimi al giorno. Non è la cifra, per carità, ma è una cosa vergognosa, insomma. Me l'hai messo te lì perché non c'era il posto. Io dopo devo pagare l'altra tumulazione quando me la toglieranno e sono d'accordo. Poi devo pagare il loculo. E adesso mi fanno pagare l'affitto. Fino all'attesa del nuovo reparto che fanno, le salme che sono state messe in loculi provvisori dovranno pagare l'affitto. Mi sembra una cosa ridicola. Luca Pieri, presidente di Aspes S.p.A. che gestisce i servizi cimiteriali, spiega i motivi di questa situazione. A livello del cimitero centrale stanno proseguendo di gran lena i lavori per la realizzazione di un nuovo padiglione, e proprio nel giro di poche settimane dovremmo riuscire a terminare tutto il lavoro, che purtroppo ha avuto un rallentamento con la Covid, in quanto lo scorso anno, nel periodo di lockdown totale, non si è potuto per 3 mesi lavorare. Detto questo, si sta già provvedendo a le tumulazioni in loculi di tipo provvisorio che sono messe a disposizione degli utenti nel quale si volessero scegliere di aspettare la realizzazione dei loculi definitivi, altrimenti i cittadini possono scegliere di fare tumulare i loro cari anche nei cimiteri di Pesaro che hanno disponibilità di loculi. Detto questo, c'è comunque una spesa che comporta le operazioni normalmente, che si aggira attorno ai 293 euro comprensivo di IVA, che è tutto il costo delle operazioni cimiteriali per quanto riguarda la tumulazione e poi l'estumulazione per essere ritumulato nel loculo nuovo, e c'è anche un canone di affitto minimo di 33 centesimi al giorno, che rappresentano il canone di concessione per l'occupazione provvisoria del loculo. Come sapete, le concessioni sono 35 annali e in caso in cui le famiglie decidessero di tumulare in via provvisoria loro caro in un loculo provvisorio per poi poterlo spostare, c'è questo minimo di canone che equivale alla cifra che si paga per la quota di concessione 35 annale. Quindi noi applichiamo come Aspes le tariffe e i regolamenti che vengono decisi dal Consiglio Comunale, e questo stiamo facendo anche sul cimitero centrale di Pesaro.